quali sono i punti cardine del progetto che presenterete oggi e come pensate di aver superato i rilievi del comune? Più che punti cardine, direi quali sono le differenze sostanziali rispetto alla prima presentazione, tanto è che noi chiamiamo questo il progetto 2.0. Abbiamo di fatto recepito quelle che erano state le osservazioni del comune, che erano sostanzialmente tre, e cioè il contributo che il comune era destinato a corrispondere, il fatto che si giocasse a dubbio e il fatto che ci fosse una certezza sulla parte finanziaria, cioè che se smontiamo un bullone nel Curi poi ci sarà un Curi nuovo senza alcun tipo di problema. Siamo intervenuti da, come si dice, da buoni padri di famiglia su questi tre aspetti, per cui la proposta per giocare i due campionati necessari sarà Ponte San Giovanni, che abbiamo individuato e sul quale l'architetto Zavanella ha fatto un'ipotesi progettuale. L'ipotesi sarà vagliata dal comune, sarà vagliata dalla società sportiva, perché è una proposta chiaramente. Il fatto che il comune doveva corrispondere dei contributi è praticamente ridotto quasi a zero. Perché? Perché è intervenuto il fondo che investe in questa struttura e quindi l'aspetto finanziario di fatto l'ha, come dire, soddisfatto. Questi sono i punti sostanzialmente diversi. Il progetto architettonico era piaciuto, quindi è rimasto quello che era prima. Noi oggi vogliamo dare alla città la possibilità di avere consapevolezza di quello che è questo progetto, che non è un rendering, è un progetto vero. In tutte, o almeno in buona parte degli altri progetti in giro per l'Italia, a guidare questo tipo di progetti sono le società di calcio. Non giudicate che questa sia un'anomalia in tutto il progetto? La legge stadi oggi permette anche a privati che non siano società sportive a affrontare questi investimenti.